Salve e bentornati su GameMag con questa nuova puntata di Mortal Kombat X. Abbiamo catturato Quan Chi. Non è la tua prima volta ma in manette, non vero? So se hai una parola di sicurezza. Stia cospirando qualcosa. Mi sembra troppo poco aggressivo. Cioè, mi sembra che veramente sia avvisa dalla parte il segretario dei buoni, Blake, che abbiamo Quan Chi. Lo porteremo alla struttura di massima sicurezza di Fort Charles entro un'ora. Non lo so. Sì, signora. Voi due di guardia. Fra 20 minuti verranno a prenderlo. Oh, adesso si fida di me come babysitter. Cage, rapporto. Non abbiamo preso Dvora. Abbiamo seguito le tracce fino a Makeba Cliff, poi è scomparsa. Diavolo. Jackie crede che la fisiologia unica di Dvora ci permetterà di localizzarla. Sta riconfigurando il suo smartcom per seguirne i feromoni. Solo al mio ordine. Quanto manca? Ferite, non uccidete. Troviamo in 2 ore. Sergente, non avete 2 ore. Serve che la troviate immediatamente. Sonia. Cassie, apprezzo quello che state facendo, ma non c'è tempo. Riporta qui la squadra, dobbiamo riunirci e riposizionarci. Sì, signora. Fanno del loro meglio. Lo so. Generale. Abbiamo un ospite. Voi due siete amici, giusto? Perché? Sapevi del suo arrivo? Affatto. Generale? Maestro Asashi, non ho ricevuto notizie di questa visita. Prenderò Quan Chi. Ah, così abbiamo proprio tutto sotto controllo. Forse deve morire. Raiden ne ha bisogno. Senza Quan Chi non possiamo rianimare Liu Kang e gli altri Revenant. Li lasceresti intrappolati? Come lo eri tu? A me interessa soltanto Quan Chi. Non farlo, Hanzo. Ti abbatterò. Allora siamo in stallo. Semeru! Quan Chi è mio. Va bene. Cacchio. Ok, è la prima volta che vedo Scorpion così. Wow. Infatti nella vecchia puntata nemmeno sapevo che fosse Scorpion. Perché ve l'ho detto, è il secondo Mortal Kombat che gioco. Mi devo riprendere un po' la storia. Oh, ma stai buona. No, voglio provare un po' di mossa a distanza. Vabbè, no, non le so. Ma sta ferma. Guardala. Guarda. No, vabbè. Oh, te fermi. Cazzarola. Buona. Oh. Brava. Brava. No. Oh, buona, buona, buona. Cacchio. Vai. C'ha ancora la voce sua quando fa get over here. Ok, va bene, perfetto. Questa è la tua fine. Oh, guarda come si permette. Ancora. No, ma piace, piace. Che cazzo. Chi è? M'ha beccato pure lei, perché m'ha beccato. Però direi che fa male. No, non volevo darle il calcio, volevo fare questa. Vabbè. No, voglio finirla con un get over here. Olè. Va bene. Non voglio farti del male, generale Blade. Oh.
chiama i tuoi uomini, Anzio. Se tieni la nostra amicizia, consegnami Quan Chi. Comunque io ero rimasto che Scorpion era morto col teschio. Qua c'è la faccia. Non riesco a capire il perché. Se qualcuno lo sa me lo scriva nei commenti. Ritirati, senza sento sei vulnerabile. Oh. Sì, che me vuoi fa, eh? Proprio come i vecchi tempi. No, buono. Oh, che te fai così? No, via via via. Cacchio, mi fa male lì, eh. Oh, me l'ha parata. No, ma se io riesco a farle le combo che voglio fare, perché premere i tasti in rapida successione non è sempre facilissimo. Ok. No. Oh. Yeah. Ok. Sì, adesso se si toglie da lì è meglio. Non pensavo che si muovesse in quel modo. Oh, gli ho schivato il colpo basso. Hai problemi con quello? Ti è. Su questo c'hai problemi te. No. Ti è. Becca. Incassa e porta a casa. Cacchio. Oh. Che cacchio? Come cavolo ho fatto? No, vabbè. No. Ok. Proprio come i vecchi tempi. Wow. Te l'ho schivata. Vai. Ok. Solo la morte di Quan Chi attenuerà la mia ira. Anzo, no! Hai guadagnato fiducia per lo Shirai Ryu. Non sprecarla uccidendo un vecchio stregone avvizzito. Quello stregone avvizzito è l'artefice della mia sofferenza. Maestro Asashi, ti sono grato di essere qui. Parla francamente. Preferirei non attardarmi qui. Tu rimetti in piedi lo Shirai Ryu, mentre io ricostruisco il Lin Kuei. Cerchiamo di cancellare il passato oscuro dei nostri clan. Di dedicarli a proteggere il regno della terra. Questo scopo comune ci permette di mettere fine ad antiche rivalità e ripartire da zero. Da confesserai quello che hai a lungo negato? Okay, che no. Le mani del tuo clan sono sporche del sangue dello Shirai Ryu? Del sangue della mia famiglia? Il nostro onore è senza dubbio macchiato.
Ti prego, siediti. Dopo che tu e io ci siamo liberati dal controllo di Quan Chi, ho cercato il mio clan. Speravo che una ribellione interna avrebbe annullato i piani del Gran Maestro. Ma Sector aveva realizzato la visione di suo padre. E Lin Kuei era completamente cibernetico. Giurei di uccidere Sector e i suoi seguaci. Riformare Lin Kuei e ripristinare il nostro onore. Non sono interessato alla politica del Lin Kuei, Sub-Zero. Quando infine uccisi Sector, scoprì che Lin Kuei non aveva sacrificato il suo onore con l'iniziativa Cyber. L'avevamo abbandonato molto tempo prima. Non ci sarà pace, Scorpion! Questa chi è? Frost, il Lin Kuei è ancora senza onore! Maestro Asashi, aspetta! Che cosa? Altri tradimenti? Avrò la tua testa! Proprio così. Wow, wow, aspetta, buono! Che cacchio! No, vabbè, Sub-Zero è uno dei personaggi più fighi di tutti. Cioè, è più figo magari di Moss e Scorpion, però come etica lui e Raiden sono i più fighi. Oh, me lanci te stesso. No. No, gliela devo fare. No, 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 no. Vai. No, qua. Cioè. Oddio, sì. Vai. Pensavo di essere Scorpio. Sì, vabbè. Sub-Zero. Allora, molte le becchi. No, ma non voglio far questa. Fammela fare. Non riesco a fargli la mossa. Oh. Sì, vabbè che si è parato. Però che cacchio ho fatto a me. Oh no, non va più bene. Oh no. Oh no. No. Ma l'ho fatto che non ci stava ancora lì. Oh. Va bene. Va bene. Questa è la tua fine. Cacchio. Stacchi. Fermo. Sta fermissimo. Buono. No. Guarda come mi fermo. Non so che ho fatto, ma va bene. Va bene perché gli ho fatto male. No. Guardalo come mi rompe le mosse. Muori, traditore! No! Ancora che te pari! Vabbè. Devo anche fargli la presa che stava per me. Già. No. Sta buono, sta buono. Cacchio. Guarda il culo. Vabbè. Oh, e mo te l'ho fatta. Ok. La nostra storia finisce qui, Sub-Zero.
Sei impazzito. Perché l'hai fatto? Non ti ho condotto qui per tradirti. Frost è forte, ma manca di buon senso. Non riesce a vedere la saggezza della pace. A lei ci penserò io. Tu parli dell'onore perduto del Lin Kuei. Per anni ho creduto che tu avessi erroneamente incolpato Lin Kuei della morte della tua famiglia e del clan. Ma le cybermemorie intatte di Sector hanno svelato la verità. Il Lin Kuei deve rispettare i patti, Sector. Il Gran Maestro ha dato a Shinnok la sua parola. Shinnok usa le bugie come moneta, come fai anche tu. Il pagamento mi è dovuto. Ho sterminato lo Shirai Ryu come promesso. Hanzo Asashi è vivo. È lui il tuo spettro, Scorpion. Ho creato Scorpion dall'anima di Asashi dopo la sua morte. Abbiamo rispettato il patto. Alla lettera, non nello spirito. Nulla ti è dovuto. Harumi, Satoshi. Se avessi saputo della complicità del mio clan nell'estinzione dello Shirai Ryu, tutto sarebbe diverso ora. Ho ucciso tuo fratello perché pensavo che lui... Quan Chi è responsabile della morte di Bi-Han. Sector si sbagliava. C'è un debito da pagare. E Quan Chi lo pagherà. Forza, slegalo. Scorpion, possiamo... Il mio nome è Hanzo Asashi! Hai ucciso mia moglie, mio figlio, e poi ti sei fatto strada nella mia testa. Hai deviato la mia vendetta. Mi sei costato l'unica possibilità di riportarli in vita. La tua famiglia... Io... Silenzio, stregone! Nulla può salvarti ora. Oh, no, 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 no. Sta buono. Guarda che c'ha... Ah, bene, bene. Perché c'aveva la super. Mi sa che se l'è sprecata. Buono, buono. Questa è la tua il primo round l'abbiamo fatto. La storia di Mortal Kombat è fighissima. Di tutta la saga, intendo dire, non di questo qua. Io in genere odio le saghe, ma quella di Mortal Kombat sembra essere figa sin dall'inizio, perché per ora ho giocato solo questi due capitoli, però tutte le meccaniche. Vabbè, un attimo che ti spacco il culo. Dai, dai, aspetta un secondo. No, ma fammelo fare. No, gli devo fare la presa, gli devo fare la presa. No, no, no. Non potevo sprecare la super mossa. E poi per presa intendevo questa. Grandissimo. Credo che Quan Chi sia più forte nella sua versione mago, non in questa evocatore. Buono. Olè. Finalmente
tu provi il mio dolore. Scorpion, basta! Quan Chi! Amuleto. Tu vieni qui! No! Come nella mossa. Che cavolo fa? Non mi fate morire Scorpion così, eh? Adesso. Ok. Sangue chiama sangue. Il tuo debito è pagato. Esatto, stavo per dirlo io. Come sono insignificanti. Questo essere saluta Lord Shinnok. Quan Chi sceglie bene i propri servitori. Saggia riportarmi in vita nel regno della terra, oltre le loro difese. Quan Chi li ha ingannati. Ha lasciato che lo catturassero. Sapeva che lo avrebbero portato qui. Peccato non possa vedere il suo lavoro completato. Non ci saranno sorprese da parte vostra, signor Cage. Prendetelo. Sia lode a Lord Shinnok. Mettiamoci subito in marcia. Ci sono forze terrestri nel Regno Occulto. Ne sono cosciente. Verranno neutralizzate. Wow. Mi sa che la prossima puntata sarà incasinatissima. Oh, merda. Mamma! Dov'è papà? Shinnok. Mamma, dove sono andati? Mamma! Tuo padre, prigioniero di Shinnok, al Tempio Celeste. Per questa puntata di Mortal Kombat X è tutto. Ciao, brutta gente del web!